Ciao a tutti amici di Game Experience, Simone Granata, terzo giorno di Games Week, sviluppatori indipendenti, e oggi siamo qui con il team AmberX che sta sviluppando Xevorel. Se volete dirci chi siete e cosa fate nel vostro studio e il gioco, una descrizione generica, prego. Ciao, noi siamo il team AmberX, nato per caso grazie all'incontro alla Milan Games Week dell'anno scorso di noi due. Lui stava presentando un gioco e ci siamo conosciuti per caso, dopo qualche mese ci siamo beccati, abbiamo provato a fare qualcosa insieme ed è nato Xevorel, che è il nostro progetto. Xevorel cos'è? È un action RPG in chiave vintage che cerca di accaparare un po' di elementi dei vecchi platformer a quelli di un tipico action RPG e anche un po' di puzzle game con qualche... come dire, con qualche puzzle logico, qualche... Ci sono... Ciao a tutti, sono Nicola di AmberX. Ci sono elementi puzzle game, quindi piccoli enigmi logici o strategici che servono durante il livello per arrivare alla boss fight, che poi darà degli elementi per progredire nel gioco, quindi armature, armi, insomma i classici elementi RPG che aiuteranno anche il personaggio a progredire per affrontare i livelli successivi, che avranno una progressione di difficoltà sempre maggiore. Quindi come lo definirebbero nel mondo attuale? Una sorta di Metroidvania, mettiamola così, seppure magari più semplificato nelle meccaniche, forse più platformer, più action. Ok, io amo dire che il vostro gioco mi ricorda un po' Shovel Knight, che tu lo prendi come un complimento. C'è un'ispirazione diretta o è casuale? No, allora, fondamentalmente nella pixel art, almeno per quanto riguarda i nostri personaggi che sono alti sui 23 pixel, se io mettessi le corna verso l'alto otterrei uno Shovel Knight, se le mettessi verso il basso otterrei una copia del personaggio di Skyrim con le corna al contrario. Quindi è una cosa prettamente casuale, dovendo lavorare con un numero molto piccolo di pixel, a volte si incombono in queste somiglianze. Comunque lo prendo come un complimento perché Shovel Knight è una figata. Provo a metterle una in alto e una in basso, così è un pixel e due. Shovel Skyrim. Shovel Skyrim. Beh, e come ben sapete il mondo dei giochi indie attuale è assai permeato da pixel art, soprattutto un gusto per il retro che accomuna forse i giocatori più stagionati come me e i giocatori nuovi che l'epoca pixel art non hanno mai vissuta, quindi per loro è nuovo. Secondo voi qual è la miglior caratteristica dei giochi realizzati in questo stile? Perché sono giochi che hanno questo successo secondo voi? Ora, probabilmente diciamo per i più giovani si cavalca un pochino l'onda magari di Minecraft, che non è in pixel art però diciamo che ricorda in voxel eccetera, per appunto i più stagionati insomma ti porta un po' quella nostalgia di giochi come Wonder Boy e simili, diciamo molti arcade anche più a scorrimento come Street of Rage e quant'altro. Infatti noi abbiamo cercato di prendere spunto da entrambi, quindi quelli che si ricordano di Shovel Knight, che è più attuale, e quelli che si ricordano di Wonder Boy, proprio per abbracciare sia giovani che più navigati, diciamo, non diciamo altri termini più offensivi. E a quanto pare ci siamo riusciti, perché proprio sia giovani che meno giovani ci hanno detto mi ricorda questo gioco, e noi abbiamo detto perfetto, grazie, ci fai un complimento perché siamo riusciti evidentemente nel nostro intento. E muoversi nell'ambiente videoludico italiano e soprattutto nell'ambiente degli sviluppatori videoludici italiani com'è secondo voi? E siate sinceri, non voglio quei salamelecchi da ufficio stampa. Sarò più che sincero, almeno per quanto riguarda me, sono rinchiuso in una cameretta tutto il giorno a portare avanti il progetto Xevorel, quindi non ho molto tempo di socializzare con altri team di sviluppo se non nelle fiere, dove abbiamo conosciuto comunque dei grandi team tra cui voi, con cui abbiamo stretto subito dei legami, però per il resto non è che siamo molto presenti a livello social nella scena italiana se non nelle fiere, anche perché c'è da lavorare. A scapito e a scanso di quelli che dicono che il mondo dei videogiochi, perché sai che se tu vai in giro a dire che fai videogiochi la gente ti guarda come per dire ok, no. Beh, non ci credono in questo ambiente, ma è un ambiente che c'è, un ambiente che deve evolversi. Secondo voi qual è la miglior cosa che può fare l'ambiente in Italia, l'ambiente degli sviluppatori italiani per evolversi? Una cosa che dovrebbe succedere e che ancora non è successa.
Allora, in Italia è assolutamente vero questo, la gente non ci crede e quasi ti prende in giro se dici che fai quello. Ecco. In Italia dovrebbe succedere, esatto, fai giochini. In realtà l'entertainment in generale, che siano videogiochi, cinema, musica o qualunque altro tipo di entertainment, è fondamentale a tutti i ceti sociali, ricchi, poveri, di tutte le razze e colori, perché bisogna divertirsi nella vita, sempre. Il teatro, qualunque cosa sia entertainment, è fondamentale alla vita di tutti, altrimenti... Assolutamente. Quello che serve all'Italia, secondo me, per l'ambiente videoludico sarebbero due hit grandi, di grande successo, per dire, alla GTA. Che magari esulino dalle giochi di corsa, per... Sì. No, che esulino da... sì, volendo sì, però comunque due hit grandi che facciano capire sia ai publisher che ai gamer, che agli sviluppatori, anche indie, che si può fare. Anche in Italia, che anche l'Italia è una realtà su cui si può puntare. Magari anche i publisher, ecco, potrebbero rivedere alcune politiche, alcune proposte che fanno, che non sono proprio vantaggiose. All'estero, diciamo che la vivono in modo diverso. Stiamo facendo giochi, ma stiamo lavorando. Anche perché l'ambiente esiste e credo che si veda, siamo circondati. Come dicevo anche in altre interviste, non me la sono inventata io la statistica che ha dato la definizione del 2017 come anno in cui l'industria del videogioco ha fatturato più del cinema e del libro messo insieme. Quindi, insomma... Quindi che dire, ragazzi, siete alla Games Week, venite alla Games Week e provate Xevorel, un gioco in pixel art che non mancherà di divertirvi. Ragazzi, alla prossima, ciao a tutti!